Mister Savini, una semifinale, una finale combattutissime, avete avuto la meglio in entrambi i match, andate al triangolare di spareggio finale, con quale spirito, ma soprattutto con una cattiveria agonistica davvero interessante, siete entrati nel secondo tempo con un altro piglio rispetto al primo e avete probabilmente meritato. Certamente, noi adesso siamo in questo triangolare dove l'obiettivo nostro è sempre quello di arrivare il più in alto possibile. Anche oggi abbiamo giocato con un caldo forte, quindi molto difficile giocare queste partite con questo caldo qua. Siamo riusciti a mantenere una buona intensità, con qualcosa siamo scesi un po' nella parte finale, nella metà del secondo tempo, in quanto noi i giocatori. Forse anche il gol ha influito. Ma no, il fatto che abbiamo speso tanta energia nel recuperare il gol che abbiamo preso, quindi sicuramente. E questa è stata una delle chiavi anche della squadra che è scesa nella seconda parte della gara. Poi alla fine abbiamo trovato il gol nei tempi supplementari, poi abbiamo preso un gol stupido ancora una volta sul calcio piazzato. Questo ci dispiace, però va bene lo stesso. Andrete appunto in questo triangolare con il Fontanelle e la vincente tra Montorio e San Gregorio. Fino alla fine si giocherà sempre Fino tutto. alla fine, certo, fino alla fine cerchiamo di portare a casa questo salto di categoria. Mister Mastria, peccato perché uscite da questi playoff senza essere stati sconfitti. Un 2-2 che è vero che avete portato a casa all'ultimo istante del secondo tempo supplementare, ma è anche vero che avete prolungato la contesa fino alla fine, e questo ovviamente vi fa onore. Sì, sapevamo di affrontare una squadra molto forte e molto competitiva come l'Ortona, a cui io faccio i miei complimenti perché è veramente una buona squadra, una piazza importante che merita dei palcoscenici forse migliori. E dispiace perché poi c'è un po' di rammarico, nonostante forse a maggior ragione per non averla persa, perché comunque usciamo senza perdere, sicuramente fa un po' ma fa male, però fa parte del gioco, lo sapevamo prima di venire che comunque eravamo tra virgolette costretti a portare a casa il bottino in pieno, non ci siamo riusciti. Comunque faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché veramente hanno lottato fino all'ultimo. Poi il calcio è così, uno vince, uno perde, quando vinci sei contento, la sconfitta ti porta un po' di rammarico, però va bene così, usciamo a testa alta e niente, tutto qui. Non so se hai avuto modo di sentire i dirigenti del Miglianico, si ripartirà da te. Ma questo ancora non lo so, la partita è finita da pochi minuti, quindi non so, non saprei quali sono i progetti futuri. Sicuramente io sono arrivato qui quest'anno, ho iniziato il mio percorso qui con la categoria Juniores, che porterò comunque a termine fino alla fine del campionato. Vedremo se ci. Io sono comunque contento di far parte di questo gruppo, sia di ragazzi che come livello dirigenziale, veramente una società che ci è stata sempre vicina anche nei momenti un po' più difficoltosi, quindi ringrazio anche loro, ringrazio veramente tutti.